Devo parlare di una condizione un po' più estrema che è l'anoressia. Questa è la definizione del disturbo secondo l'ultima versione del DSM, cioè una patologia in cui c'è una restrizione significativa dell'apporto energetico rispetto ai bisogni, quindi un basso peso corporeo definito come peso minore del minimo normale, un'intensa paura di aumentare di peso e soprattutto un'alterazione del comportamento alimentare che interferisce con l'aumento del peso e infine un'anomalia della percezione del proprio peso e della propria forma corporea. Questa malattia si presenta in due forme diverse, una definita di tipo restrittivo, in cui predomina soprattutto la componente di riduzione dell'apporto alimentare, un'altra che tradizionalmente era definita bulimica, in cui ci sono invece delle assunzioni di cibo incontrollate seguite da condotte di eliminazione. Condotte di eliminazione significa in pratica che il paziente cerca di aumentare il proprio dispendio energetico, diminuire l'apporto calorico utilizzando lassativi oppure emetici oppure aumentando enormemente l'esercizio fisico. La patologia si presenta in varie forme che sono in forme di diversa gravità che sono in qualche modo funzionali, sono in funzione del body mass index, cioè è tanto più grave quanto più il peso corporeo si riduce. Nel corso della presentazione noi parleremo della forma bulimica, anche se il termine bulimia non emerge più nell'ultima definizione del DSM-5, parleremo di bulimia quando ci riferiremo a questa seconda forma della malattia. Questo perché, come vedremo, le alterazioni del sonno nei due sottotipi della malattia sono piuttosto differenti. I problemi principali che abbiamo voluto esaminare nel valutare la letteratura su questo argomento sono questi. Quali sono i disturbi soggettivi del sonno che presentano questi pazienti? Come dormono? Cioè che cosa sono? Quali sono i risultati delle indagini strumentali oggettive, la polisonnografia e le altre? Che cosa sognano? Perché ci sono diversi studi che hanno valutato l'attività onirica di questi pazienti. Cosa determina l'alterazione del sonno? Cioè l'alterazione del sonno può essere correlata con lo stato di nutrizione, con gli altri sintomi psicopatologici, con alterazioni di tipo endocrine, metaboliche o strutturali dell'encefalo? E infine, che cosa succede quando il peso corporeo viene ripristinato? Diciamo subito che questa è una letteratura piuttosto povera. Rispetto a tanti altri argomenti che sono nei quali il sonno è stato studiato in maniera piuttosto sistematica, nell'anoressia gli studi di sonno sono relativamente pochi, non ce ne sono di molto recenti e inoltre questa letteratura risente di una serie di limitazioni. I campioni di pazienti sono molto eterogenei, vengono mescolate le due condizioni che come vedremo dal punto di vista del sonno sono diverse. Vengono analizzati pazienti di età molto diversa, con diverse tecnologie, diverse metodologie di analisi e poi esistono una serie di comorbidità che possono inficiare la valutazione del sonno. Partiamo dal primo punto, cioè dalla presenza di disturbi soggettivi. Questo è forse il primo studio che ha affrontato questo argomento, uno studio di qualche anno fa in cui venivano studiati 29 soggetti, quasi tutti con la forma di tipo bulimico della patologia e venivano analizzati attraverso questionari in cui veniva fatta una valutazione soggettiva del sonno associata ad uno studio attigrafico, cioè un monitoraggio del sonno basato sul monitoraggio dell'attività motoria. Il risultato di questo studio è che i pazienti con la forma bulimica della patologia presentavano un ritardo di fase, presentavano uno spostamento in avanti del loro momento di sonno. Questo invece è uno studio più recente del 2010, forse lo studio che ha arruolato il maggior numero di pazienti, 400 pazienti con anoressia o bulimia, in cui però non ci sono misure strumentali del sonno, c'è soltanto un'intervista strutturata che ha valutato le abitudini e la presenza di disturbi del sonno.
In questo studio emerge che circa il 50% dei pazienti presentavano alterazioni soggettive del sonno. Una meta-analisi, diciamo, un lavoro di review più recente di letteratura del 2004 giunge rispetto a questi pazienti a queste conclusioni. Ci si aspetterebbe che questi pazienti lamentino abbastanza spesso alterazioni del sonno notturno, sia quelli con anoressia che con la forma bulimica. Tuttavia, questi disturbi, cioè questi complaints, vale a dire questa riferire soggettivamente dei disturbi, è un fenomeno piuttosto raro in questi pazienti. Gli autori di questa revisione ipotizzano che probabilmente i pazienti anoressici utilizzano questo tempo derivante dall'accorciamento della durata del sonno in vari modi e che quindi di conseguenza non si lamentano di questa ridotta durata del sonno. E infine è confermato dalla letteratura che i pazienti bulimici tendono a non riportare quasi mai insonnia, ma tendono, a causa del loro comportamento alimentare, a spostare in avanti il loro periodo di sonno, mediamente di circa un'ora rispetto ai soggetti di controllo. Vediamo adesso che cosa ci dicono le indagini in cui è stata effettuata una misurazione strumentale del sonno. Molti di questi studi sono italiani, in particolare il gruppo di Genova ha studiato abbastanza estesamente questi pazienti. Questo è un primo lavoro del 99 in cui, analizzando la macrostruttura del sonno, si vedevano alterazioni tutto sommato di piccola entità, un aumento della veglia e una riduzione della sleep efficiency, cioè diciamo del rapporto fra il tempo trascorso in sonno e il tempo trascorso a letto. Quindi un sonno sostanzialmente frammentato e con un'aumentata quantità di veglia. Quando però, oltre all'analisi della macrostruttura del sonno, è stata fatta un'analisi quantitativa dell'elettroencefalogramma, cioè è stata misurata la quantità di onde delta, diciamo la potenza spettrale dell'attività delta durante il sonno, si è visto che nei soggetti con anoressia la quantità di delta era grandemente ridotta in tutti i cicli del sonno, sia nel primo ciclo in maniera più evidente, il primo ciclo è quello dove la quantità di delta è fisiologicamente più abbondante, sia successivamente in tutti gli altri cicli. Questo è il confronto fra uno spettro di attività delta in un soggetto normale e in un soggetto anoressico. Qualche anno dopo, lo stesso gruppo si è posto questa domanda, cioè si è posto il problema se questa riduzione dell'attività delta fosse una conseguenza della frammentazione del sonno oppure fosse proprio una conseguenza di un'alterazione dei meccanismi che controllano l'attività corticale durante il sonno, i meccanismi che producono questa attività delta. In pratica, che cosa hanno fatto? Hanno analizzato selettivamente il primo ciclo di sonno, quello dove la quantità di attività delta è maggiore, e hanno visto che nei soggetti normali e nei soggetti anoressici il numero di arousal, cioè di risvegli, l'indice diciamo di frammentazione del sonno in questo primo ciclo sono identici, ma nonostante ci sia lo stesso grado di frammentazione i soggetti anoressici hanno molto meno delta. E quindi le conclusioni sono che la riduzione del delta è un fenomeno strettamente legato alla regolazione del sonno nei pazienti anoressici. La frammentazione del sonno si può misurare anche con indici più sottili, come l'analisi della microstruttura, cioè con l'analisi del CAP, credo che ne sia stato parlato del CAP in qualcuna delle presentazioni precedenti. Questo è un piccolo studio del nostro gruppo in cui abbiamo confrontato tre categorie di pazienti, gli anoressici, i bulimici e un gruppo di pazienti di controllo. E si vede che sostanzialmente le differenze relative alla macrostruttura sono minime. Oddio, ho perso, ecco qua. Le differenze relativamente alla macrostruttura sono minime, sono soprattutto a carico del sonno delta e riguardano soltanto il gruppo degli anoressici, mentre invece i bulimici sono sostanzialmente sovrapponibili ai controlli, mentre invece gli indici microstrutturali sono marcatamente alterati
soprattutto ancora una volta nel gruppo degli anoressici, ma anche in qualche modo nel gruppo dei bulimici. Quindi questo conferma la presenza di una frammentazione del sonno in questi pazienti. Quindi, riassumendo i risultati degli studi macrostrutturali del sonno, questi studi dimostrano che nei pazienti con l'anoressia come gruppo globale, mettendoci dentro anoressici e bulimici, ci sono delle alterazioni del mantenimento del sonno, quindi riduzione dell'efficienza e aumento della veglia. Il sonno è più leggero, aumentano gli stadi meno profondi, però sostanzialmente le misure di continuità del sonno in questo gruppo di soggetti sono simili a quelli dei pazienti, simili a quelli dei controlli. Viceversa, se analizziamo semplicemente il gruppo dei pazienti con la forma restrittiva dell'anoressia nervosa, vediamo delle alterazioni proprio più pronunciate. E queste sono quelle che abbiamo detto: la riduzione del sonno profondo, alcune alterazioni del sonno REM, in modo particolare alterazioni della latenza REM, che può essere leggermente accorciata, mentre invece sono più aspecifiche le alterazioni della densità REM. La densità REM sarebbe il numero di movimenti oculari per unità di tempo che si osservano durante il sonno REM. E soprattutto non c'è un'associazione sistematica fra alterazioni della latenza e alterazioni della densità, come si osserva in altre patologie, qual è la depressione maggiore. Nei pazienti con la bulimia, invece, sostanzialmente, i parametri macrostrutturali possiamo concludere che sono simili a quelli dei soggetti normali. E quindi gli stessi autori che abbiamo citato prima, Lauer e Krieg, sostengono, ipotizzano, che ci sia qualche fenomeno di tipo controregolatorio che permetta di compensare le alterazioni di tipo neuroendocrino che in teoria dovrebbero avere un impatto sul sonno più rilevante di quello che di fatto osserviamo. Ho detto che ci sono degli studi sul sogno, sull'attività onirica dei pazienti con questo tipo di disturbi. Dico rapidamente che il principale metodo utilizzato per valutare il sonno è questo. Sono queste regole di codificazione di Allen van de Castel. Praticamente questo è un metodo di analisi del sogno che consiste nel farsi raccontare il sogno dal paziente e scomporlo in una serie di componenti, cioè praticamente valutare quali sono i personaggi del sogno, quali sono le interazioni sociali fra questi personaggi, che attività svolgono, e poi valutare il setting del sonno, se ci sono condizioni di successo, di fallimento, di buona o cattiva fortuna e così via. Riassumendo i risultati, i sogni di questi pazienti sono brutti sogni, tendono ad avere un contenuto di tipo orientato verso l'insuccesso, qualunque cosa farò non avrà successo, sognano di essere attaccati oppure di essere osservati. Il sogno è pieno di contenuti tipo rabbia, odio per se stessi, ci sono una serie di pensieri ricorrenti come i temi della morte, la preoccupazione del cibo e per le attività orali, e soprattutto le interazioni fra i personaggi del sogno tendono a essere ostili. Questo è vero soprattutto per i pazienti bulimici, mentre nei pazienti anoressici l'ostilità è meno presente e ci sono più spesso contenuti di tipo ansioso. Quali sono le relazioni infine fra le alterazioni del sonno e gli altri parametri clinici? La prima cosa che è stata studiata ovviamente ancora dal gruppo di Genova è stata la relazione fra il body mass index e l'attività delta nel sonno. Visto che l'attività delta nel sonno era ridotta, si è studiato se questa riduzione fosse correlata al body mass index. E in questo primo studio si vede una relazione lineare abbastanza netta, per cui quanto più basso è il body mass index, tanto più bassa, tanto maggiore è la riduzione dell'attività delta. Un problema è quello delle eventuali comorbidità. Cioè, gli autori, ancora una volta Lauer e Krieg, che sono quelli che hanno studiato più diffusamente, più sistematicamente questi fenomeni, si sono posti questa domanda. Esiste la possibilità che la presenza di una depressione maggiore concomitante possa determinare alterazioni del sonno? Questo perché la depressione maggiore ha un pattern di sonno piuttosto caratteristico, caratterizzato da un accorciamento della latenza REM, un aumento dei movimenti oculari, una riduzione del sonno profondo, soprattutto nel primo ciclo.
Queste alterazioni sono talmente frequenti e costanti nella depressione maggiore da poter essere considerato un vero e proprio marker biologico della malattia. Allora la domanda è possibile che alcune alterazioni del sonno degli anoressici possano dipendere dalla concomitante presenza di un disturbo depressivo? L'unico studio che ha affrontato sistematicamente questo problema, studiando 20 soggetti, vedete che anche in questo caso si tratta di un gruppo piuttosto squilibrato, perché 20, 17 almeno dei soggetti presentavano anche comportamenti bulimici, conclude che verosimilmente esiste un sottogruppo in cui queste alterazioni del sonno possano dipendere dalla concomitante presenza di un disturbo affettivo. Terzo problema, nei pazienti con l'anoressia ci sono una serie di modificazioni strutturali dell'encefalo, strutturali e funzionali dell'encefalo. Questo è uno studio volumetrico in cui è stato osservato che sia i pazienti anoressici che quelli bulimici avevano un incremento del volume della corteccia somatosensoriale bilateralmente, che in qualche modo poteva essere coinvolto nella rappresentazione mentale dell'immagine corporea. Questo è uno studio di risonanza magnetica funzionale in cui invece si fa vedere come ai soggetti anoressici la presentazione dell'immagine corporea determina una minore attivazione della corteccia rispetto a determinate condizioni di controllo. E infine si sono state osservate anche delle alterazioni di tipo atrofico nel nucleo claudato, che è una regione che è coinvolta fra l'altro in processi di autoregolazione e anche nella genesi di comportamenti di tipo alimentare durante il sonno. È possibile che alcune di queste alterazioni possano essere reversibili con il trattamento della malattia o comunque con il recupero del peso corporeo. Questo è un vecchio studio in cui è stata vista una correlazione fra alcune alterazioni del sonno, in particolare del sonno REM, e il grado di atrofia, anche se è uno studio in cui la misura dell'atrofia cerebrale è basata su una TAC, quindi su uno strumento ancora piuttosto, diciamo, rudimentale rispetto a quelli adesso a disposizione. In conclusione, però, tutti questi studi non hanno portato ad una conclusione certa. Diciamo che nella maggior parte degli studi l'associazione fra i parametri clinici, e in modo particolare il peso corporeo, la presenza di altri fenomeni psicopatologici, alterazioni neuroendocrine e anche alterazioni morfologiche cerebrali non presentano un'associazione consistente, cioè continua e sempre dello stesso tipo, con i pattern di sonno. Ultimo punto con il quale concludo è che cosa succede ripristinando il peso corporeo. Anche su questo punto non ci sono certezze. Questo è un primo lavoro in cui è stato affrontato questo problema e si è arrivata alla conclusione che l'incremento del peso corporeo dal 70 all'83% del ideal body weight, cioè del peso corporeo ideale per quel determinato soggetto, determina un miglioramento dei pattern di sonno, in modo particolare della quantità di sonno REM e anche della quantità di delta, perché una parte dello stadio 3 diventa stadio 4, quindi il sonno si approfondisce ulteriormente. Uno studio più recente invece ha raggiunto la conclusione completamente opposta, cioè che il ripristino del peso non si accompagna ad un'alterazione, ad una modificazione delle alterazioni del sonno. Questo è saltato qualcosa nella diapositiva, ma in buona sostanza il risultato della revisione della letteratura dice che nei pazienti anoressici il ripristino del peso corporeo determina un miglioramento soggettivo della qualità del sonno che non è confermato dagli indici polisonnografici, mentre invece studi a lungo termine, cioè studi che valutino l'andamento del sonno in parallelo al trattamento della malattia, non sono disponibili nei pazienti con bulimia nervosa. Pertanto possiamo concludere sostanzialmente che i dati di letteratura dicono che, nonostante la neurofisiologia di questi disturbi ci faccia attendere che il sonno debba essere significativamente alterato in questi pazienti, ciò nonostante i pattern di sonno che noi osserviamo sono relativamente poco alterati e spesso non molto diversi da quelli della popolazione generale. Quindi diciamo che i dati sono inconsistenti, nel senso che non permettono di definire
un pattern di sonno specifico in questa condizione. Grazie.